girl è una delle canzoni più conosciute dei beatles l'invocazione a una ragazza con relativo sospiro la dolcezza struggente della melodia la musica che travalica i confini inglesi e ci porta nel bacino del mediterraneo con reminescenze del sirtaki conosciuto grazie al tema di zorba il greco un brano di un'originalità sconvolgente minimale che vede un lennon particolarmente ispirato è stato buttato giù in meno di due take a completamento dell'album rubber soul Lennon ebbe l'idea. McCartney coadiuò. Sembra che abbia suggerito a John due frasi del testo: la storia di un amore controverso, l'idea di una ragazza con la quale si è condiviso del tempo in una storia dilaniata da sensi di colpa e persino l'idea della morte sul finale. Eros e Thanatos, amore e morte. Bene. Buttate via tutto quello che ho detto sinora perché stiamo per compiere un viaggio in qualcosa di ancora più sconvolgente. Il vero capolavoro di John Lennon va oltre la canzone stessa. È stato quello di avere, a mio avviso, occultato per più di 50 anni il vero significato e la vera ispirazione della canzone. Girl è una bomba atomica completamente innescata e sotto le orecchie di tutti, ma nessuno ha mai voluto leggerne il vero significato. Viene registrata l'11 novembre del 1965 e non sembra sia stata concepita troppo prima. Forse fu un instant song, composta addirittura poche ore o giorni prima della sua registrazione. Sappiamo che il Lennon più maturo ha voluto lasciare degli indizi o clues, come li chiama, nelle canzoni che ha voluto fare in modo che generazioni si scervellassero per arrivare a decriptare alcuni dei suoi passaggi testuali. E sappiamo che i Beatles hanno disseminato nelle loro composizioni dei passaggi musicali che non erano soliti nel pop. Pensiamo agli inserti barocchi, ai clavicembali, al sitar. In Girl abbiamo un riferimento alla musica greca, e in particolar modo a Zorba il greco e alla sua danza, il Sirtaki, scritta da Mikis Theodorakis. La danza di Zorba è la colonna sonora di un film, Zorba il greco, tratto da un romanzo di Nikos Kazantzakis. Il riadattamento cinematografico uscì nel 1964 con Anthony Quinn come protagonista. La musica compare nella scena finale della pellicola in cui il greco Zorba riesce a convincere l'inglese Basil che la follia è necessaria per salvare il mondo. Gli dice, riferendosi ai suoi fallimenti: Avevi mai visto una catastrofe così meravigliosa, e i due se la ridono su una spiaggia ballando il sirtaki sulle macerie delle loro vite. Credo che per un inglese del tempo il film fece lo stesso effetto che Mediterraneo fece su un italiano del 1990. Castel Rosso, l'isola in cui fu girato Mediterraneo, divenne una meta turistica e raddoppiò così la sua popolazione. Nel 1967 John Lennon lanciò infatti un'idea ai Beatles che non fu scartata a priori. Si sarebbero potuti comprare un'intera isola greca e trasferirsi tutti lì. Così partirono in tre. Ringo rimase in Inghilterra. E noleggiata una barca salparono al sud di Atene per trovare eventualmente un'isola circondata da altre quattro che sarebbero potute diventare le loro rispettive abitazioni. Harrison ricorda che lui e Lennon furono sotto LSD per tutto il tempo, in barca, suonando gli ukulele e cantando mantra. Avevano cambiato già la valuta in dollari internazionali per poter procedere all'acquisto. Ma, come disse Paul McCartney, forse il modo migliore per comprare un'isola greca era quello di passarci un po' di tempo invece di acquistarla. I Beatles, così, al ritorno, ricambiarono la valuta e scoprirono di aver fatto un affare perché il tasso di cambio era salito e tutto questo fruttò loro del capitale come in un investimento. Qualcuno ha tentato di capire quale isola volessero comprare era l'isola di Agia Triada e li colpì perché secondo loro aveva la forma di una chitarra. Nikos Kazantzakis, l'autore del libro da cui fu tratto Zorba il Greco, è anche l'autore de L'Ultima Tentazione, una novella che racconta una storia di Gesù diversa da come la conosciamo. Uscì nel 1960 e Lennon ne deteneva una coppia. Quando Martin Scorsese riuscì nel 1988 a far uscire la versione cinematografica di questa novella, ci furono proteste e reazioni censorie all'argomento trattato nel film. In molti paesi il film non è mai circolato, ancora oggi. Frange di ultracattolici si scagliarono contro le sale in cui veniva proiettato, in Francia ad esempio. La stessa cosa avvenne nel 1966 quando Lennon dichiarò che i Beatles erano più famosi di Gesù, suscitando in America i roghi verso i dischi dei Beatles stessi. Il capolavoro di Lennon, ed è questa la mia tesi, è che Girl non sia altro che l'ultima tentazione di Cristo esposta in canzone, ma che nessuno se ne sia mai accorto. E l'ultima tentazione racconta la tentazione suscitata in Gesù da Maria Maddalena. Chi canta è Gesù e la girl è Maria Maddalena. Addentriamoci nel testo del brano. Dice: C'è qualcuno che vuole ascoltare la mia storia sulla ragazza che venne a stare? È il tipo di ragazza che tu vuoi e questo ti rende infelice. Ancora non rimpiangi un solo giorno, sottinteso passato con lei. La ragazza che venne a stare, who came to stay. Maddalena si iscrisse nel circolo dei fedeli che seguivano Gesù. Non avrebbe senso parlando di una relazione qualsiasi. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Qualcuno traduce: Il tipo di ragazza che vuoi così tanto da soffrire. C'è sicuramente una tensione tra il volere fortemente quella ragazza e la sofferenza, ma perché? Poi, girl, è un sospiro. Il sospiro che rende celebre quella canzone, una trovata sicuramente efficace, innovativa, che restituisce tutta la forza del desiderio erotico. E continua, quando penso a tutte le volte che ho cercato seriamente di lasciarla, lei si girerà verso di me e comincerà a piangere. Maria di Magdala era presente sotto la croce, questo giustificherebbe l'uso del futuro, she will turn to me. Lei mi promette la terra e io le credo, dopo tutto questo tempo non so perché. Lei promette la terra. Lui è destinato al regno dei cieli. Ma vi rendete conto che John Lennon sta parlando proprio di quello? Proseguiamo con il testo di Girl. Dice: È il tipo di ragazza che ti mette giù e quando i tuoi amici sono intorno ti senti un matto. Who put you down? C'è nuovamente questo trascinamento verso le forze terrene, la forza di gravità. Gli amici potrebbero essere gli apostoli. E qui i Beatles partono con i cori. George Martin se n'era accorto, c'era qualcosa che non andava. Perché McCartney e Harrison stavano cantando tetta 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 e glielo fece loro notare. Poi, accortosi che non avrebbero cambiato idea, lasciò questo coro invece di far sostituire la cellula con un più consono bit bit bit. Qualcuno definisce questi cori come una bravata dei Beatles. Pochi colsero il riferimento giovanilistico sessuale di questi cori, che sembravano in fondo soltanto un elemento ornamentale ma sono qualcosa di profondamente legato al brano della canzone. Goliardia sì, ma con una visione ben precisa. E mentre continuano i cori tetta tetta tetta, lei non dice... Quando le dici che lei appare bene, lei si comporta come se avesse capito che è cool. Looking good appare bene. È un complimento che si può dire a una ragazza. She's looking good significa lei è bella. Ma il good è anche il buono. She's looking good potrebbe essere un modo per dire sei sulla strada giusta rispetto ad una visione morale. Ma lei lo coglie come un complimento rivoltole e si comporta di conseguenza, cioè mettendo nuova legna nel braciere dell'accensione dei sensi. Questo ritornello è un tesoro che non era ancora venuto alla luce. E poi si ritorna alla strofa con dei veri e propri riferimenti al cattolicesimo, che mai si sono ben conciliati con il testo, se questo fosse riferito ad una storia d'amore ordinaria. Proseguiamo: Le fu detto quando era giovane che la sofferenza avrebbe portato al piacere? Lo capì quando le fu detto? Gesù deve immolarsi e sembra che lei non abbia capito, sembra che lei lo voglia trascinare nel piacere immediato, non in quello ottenuto attraverso la crocifissione. Che un uomo, continua Lennon, deve rompersi la schiena per ottenere il suo giorno libero. The day of leisure, leisure deriva dal latino licere, il giorno in cui ti è permesso di fare qualcosa, in cui ci si libera, il giorno in cui si ottiene la liberazione. E, e chi osa, Lennon? Ci crederà ancora lei quando lui sarà morto? Questo testo di John Lennon è un capolavoro. Ispirato dalla figura di Gesù attraverso la lettura della novella di Kazanzakis, Lennon dipinge la storia di un'invocazione a una ragazza fatta da un'anima tormentata, e ognuno ha preso a prestito un brandello di questo brano per identificare un momento travagliato della sua vita nel cortocircuito tra l'essere e il dover essere, tra il desiderio e il senso di colpa. Quattro mesi dopo la canzone, Lennon dichiara che i Beatles sono più famosi di Gesù e che il cristianesimo finirà prima o poi come tutte le cose. Un putiferio. Rubber Soul era già uscito, ma nessuno si accorse di quella mina vagante contenuta nel bellissimo disco. Quando fu chiesto a Lennon di quel brano, disse che era una sorta di ispirazione per la ragazza immaginaria che aveva sempre desiderato, quindi sarebbe stato una specie di preveggenza di Yoko ono, E la questione si chiuse lì. Ognuno di noi capisce che non ha minimamente senso questa interpretazione. C'è un altro racconto artistico raffigurante Gesù che devia dal racconto canonico evangelico e può essere accostato per certi versi all'ultima tentazione di Kazanzakis ed è Jesus Christ Superstar. Il musical rende Giuda più familiare e soprattutto ammicca ad una storia tra Gesù e la Maddalena. Lennon, col tempo, assunse sembianze esteticamente molto simili a quelle che pensiamo essere quelle di Gesù. Se gli fossero stati tolti gli occhialini rotondi tra il 69 e il 71, la somiglianza sarebbe stata impressionante. Un giornalista gli chiese se gli sarebbe interessato interpretare il ruolo di Gesù nel musical. Lennon rispose che avrebbe accettato solo se Yokono avesse interpretato la Maddalena. Questa notizia fu riportata a Andrew Lloyd Webber, colui che stava scrivendo lo spettacolo. E lui rispose che non aveva ancora finito di scriverlo. Questa notizia, tramite rumors, si trasformò nella leggenda metropolitana circolante che dice che fu offerta la parte a John Lennon, ma lui rifiutò perché non fu offerta anche la parte a Yoko di Maddalena. È stato lo stesso Andrew Lloyd Webber a spiegarci con chiarezza cosa successe ai tempi in un'intervista che rilasciò nel 2018. Tornando a Girls, l'indizio, il clou. Sta proprio nella musica che ci porta in territorio greco, attraverso l'aria di un Sirtaki che compare nella seconda parte della canzone. Quello stesso Sirtaki suonato in Zorba il Greco, romanzo di Kazantzakis, lo stesso che scrisse L'Ultima Tentazione e che John Lennon conosceva benissimo attraverso i suoi libri. Alla luce di questa interpretazione. Harrison e McCartney, che cantavano ripetutamente tetta, 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 non erano che parte di un affresco molto più ampio, dirompente, di cui nessuno si è mai accorto. Un esperimento simile lo tentò il grande paroliere italiano Mario Panzeri, anni prima, durante il fascismo, con il brano Maramao perché sei morto, in cui il significato delle parole andava ben oltre a ciò che sembrava venire raffigurato nel testo. Dietro Maramao, i più scaltri capivano che si parlasse del padre di Galeazzo Ciano. E la canzone venne messa all'indice dal regime fascista. L'ospite di Beatles di oggi è Dente. Sono molto, molto felice di poter parlare e dialogare con lui su tutta una serie di questioni. Eh, lui forse non lo sa, ma verrà inserito nella puntata che ho dedicato a Girl. E sul fatto che eh, questa canzone, secondo me, nasconda dei significati che vanno ben oltre alla canzone stessa. Intanto lo salutiamo. Ciao, Dente. Ciao, ciao, ciao. Volevo chiederti. Eh, molti dei significati nascosti all'interno delle tue canzoni, della tua enorme produzione, sei arrivato al settimo disco in questo momento, eh, sono stati un po' scoperti. Addirittura viene citato anche su Wikipedia per il fatto di avere seppellito all'interno delle tue canzoni dei significati reconditi. Prima domanda, secondo te molti devono ancora essere eh, esumati dalle canzoni? Cioè è stato scoperto tutto quello che hai scritto? Eh, bella domanda, ehm, forse no. Forse, no, forse c'è ancora qualcosa di cui nessuno si è accorto, eh, di cui nessuno si accorgerà mai probabilmente, però va bene anche così, insomma. Infatti, infatti parte del gioco. esatto. Infatti, non ti chiederei quali sono queste cose, perché è proprio bello che le cose vengano non seppellite, ma semplicemente vengano lasciate lì, in attesa che forse qualcuno le, le recuperi e forse, forse anche no. Come ti, cioè perché hai scelto anche questa poetica, oltre a naturalmente allo stendere le canzoni? Cosa ti affascina del fatto di poter nascondere qualcosa che però è visibile e ascoltabile da tutti? Ma non ti so dire il perché, però è una cosa che mi ha sempre affascinato molto. Questa cosa, forse perché quando ho incontrato, ho capito che c'erano delle cose nascoste nelle opere di qualcun altro. Questa cosa mi ha, non so, mi ha, mi ha in qualche modo eccitato no? di essere riuscito a scoprire una cosa che era nascosta, che l'autore ha messo lì. Per chi la vuole vedere in qualche modo, no? Tanto quando appunto l'ho incontrata nell'opera nelle altrui eh, mi è piaciuta molto, e quindi probabilmente mi è venuto anche naturale farlo. Mi piace molto, eh, appunto, anche per dire l'enigmistica, il, il nascondere delle, dei significati dietro delle frasi che possono avere, appunto, due significati o più significati. Eh, e sono degli esercizi che mi sono sempre piaciuti molto. Eh, non non e so dire perché, non c'è stato neanche un. Che è un motivo scatenante, no? da quella volta ho capito che eh, non c'è stata questa cosa, però mi eh, sento sempre piaciuto. E quando, quando mi viene lo faccio anch'io, non, non è che poi vado a cercarlo per forza. Devo dire che ultimamente ho anche un po' mollato il colpo sulla, eh, sulla questione. Scrivo. Meno, meno ce l'avveloticamente, okay. ecco. Avvisiamo i nostri ascoltatori che se ascolterete al contrario l'intervista di Dente verranno fuori sicuramente <ride> dei messaggi. <ride> Volevo chiederti invece del tuo approccio con i Beatles: come, quando, se, li hai scoperti e quale, quale uso ne fai durante la tua vita di ascoltatore. Allora, la mia esperienza esperienza con i Beatles, la mia storia con i Beatles è. È questa qui. Io avevo un maestro di musica alle scuole medie che eh, amava i Beatles. Eh, follemente e ci diceva sempre i Beatles hanno inventato tutto i business Beatles voi non eravate qua adesso eh, qualsiasi cosa tiravamo fuori insomma lui ce aveva, che i Beatles l'avevano fatto prima in qualche modo e quindi io un po' perché ero un ragazzino un po' ribelle perché ascoltavo altre cose ascoltavo magari l'hard rock, ascoltavo i dorso, ascoltavo insomma altre cose, per me i Beatles erano un po' quelli di Love cioè io avevo in mente che i Beatles erano quella roba, caschetto. E l'ormidù, quindi non avevo ben presente. E quindi, un po' per ribellione contro il professore, che diceva una cosa e tu, ovviamente, dovevi pensare il contrario, e un po' perché avevo quell'idea dei Beatles, non me li sono mai filati tanto. Fino a quando un ragazzino, diciamo molto più giovane di me, eh, a Firenze, un ragazzino che suonava molto bravo, suonava, non a vedere ogni tanto, suonava, lui matto per i Beatles, matto per i Beatles, mi ha detto, no, ma tu devi ascoltare i discorsi giusti. Ho detto, eh, beh, passa ai dischi con i giusti, vediamo un po' se hai ragione tu o ragione io. E mi ha passato revolver e aveva ragione lui. Infatti. Tra l'altro, ti, ti avvisiamo che Love Me Do era l'acronimo di LMD, che era una droga diffusissima all'epoca. Perfetto, quindi. no, naturalmente <ride> non è vero. E tu hai fatto uscire il tuo, appunto, il tuo settimo disco omonimo eh, nel 2020, e poi dopo il mondo si è un attimo interrotto. Qual, quali sono i tuoi progetti futuri? Che è una domanda che ti che pongono sempre, però eh, visto che il futuro in questo momento sembra quasi non esistere, è interessante poterlo chiedere a te. Era molto interessante questa domanda in questo momento perché il futuro è la cosa più difficile da immaginare, eh, specialmente, insomma, non specialmente, in tutti i mestieri. Diciamo. Eh, il nostro è stato probabilmente uno dei primi a, a chiudere i battenti e sarà probabilmente uno degli ultimi a riaprirli, eh, perché? Al, oltre l'assembramento di un concerto, c'è solo l'orgia. Secondo me, eh, cioè, il, il passo dopo è quello. Quindi, eh, diciamo che il concerto è l'assembramento ed è anche il suo bello eh, del concerto. No? Eh, quindi, il futuro non lo so. Io sto, sto scrivendo, sto facendo delle cose, e, um, vado avanti a fare quello che ho sempre fatto in realtà, con, grande con questo grande mondo messo in pausa in qualche modo, eh, cerco di sopravvivere facendo, facendo queste cose qui. Ovviamente eh, il lavoro, eh, diciamo quello che rende, non quello eh, che è intellettuale, ma il lavoro quello che rende, che ti fa pagare l'affitto, si è fermato parecchio e quindi sono, speriamo che questa cosa possa avere anche una fine. Eh, per questo motivo perché è bello stare in casa a scrivere, però a ah, una certa e, fa, e sì, anche, anche. anche perché, un, cioè, non so, una persona come dente rischia poi di riapparire dopo troppo tempo e sembrare una vecchia cariatide. Oh, scusa la battuta, <ride> <ride> lo posso fare ma solo io, a ma te? Sono già, sono già. <ride> Invece, a proposito, il, il tuo disco è molto bello e noi ti salutiamo e ci ascoltiamo una canzone che in fondo è una dichiarazione di intenti rispetto a quello che dicevamo prima. che è, Non te lo dico, in, dove scrivi una canzone. Ma non ce lo dici, e quindi questo esatto. presuppone un po' il fatto di andare a scoprire che cosa ci sia dietro. Io ti ringrazio sì. tantissimo, Dente. Un, un boccal lupo grandissimo. Grazie. A te, Ciao, l'idea che dietro a girl si nascondesse qualcosa è ben presente in tutte quelle teorie che circolavano sulla canzone. Secondo alcuni, la girl è una metafora della droga, e l'aspirazione potrebbe essere l'aspirazione di uno spinello, ma non tutto il testo regge questo parallelismo. Girl è stata affrontata in molte versioni nel tempo, tradotta in moltissime lingue, esistono versioni in finlandese, in russo, in portoghese, in spagnolo, anche in italiano, interpretata da Dalida. Nessuno colse la malizia della canzone, nemmeno quella dei cori. Se si leggono i versi riscritti in altre lingue, compare sempre e solo la componente sentimentale. Segno che Lennon mise a segno il suo vero delitto perfetto, fare cantare a tutti una canzone il cui contenuto sarebbe stato messo all'indice seduta stante. Non se ne accorsero nemmeno i traduttori in italiano della canzone, La Tessa e Boni Catti, quest'ultimo poi affermatosi in campo artistico pittorico. Amo di Dalida. Così come altre versioni in altre lingue, finisce per avere una tensione completamente disinnescata. Un saluto da Bitales, scritto e condotto da Gigi Giancursi, a cui non sono degno di allacciare i sandali.